Tutto l'edificio è stato, in tempi anche relativamente brevi, oggetto di una completa e totale ristrutturazione, cambiamento di infissi, attintatura, servizi igienici, arridando a questa scuola un aspetto non soltanto di comfort, ma soprattutto che garantisca la salute e la sicurezza di quanti ci lavorano, i ragazzi, gli operatori scolastici, il corpo docente, e siamo molto soddisfatti. La ASL ha seguito i lavori passo passo per verificare che tutto quanto era stato prescritto venisse adempiuto. Quindi alla fine siamo stati lieti di partecipare a questa giornata gioiosa che ridà la scuola a un quartiere in condizioni finalmente di efficienza e di comfort. La riapertura della palestra della scuola Tito Minniti in via Consalvo è l'ultima tappa. Sono passati solo 2 anni dalla chiusura della scuola, dichiarata inagibile dall'ASL con una lunga serie di prescrizioni necessarie per metterla a norma. In questo periodo, nel complesso che ospita oltre 700 alunni, sono stati eseguiti sia lavori strutturali, sia interventi sulla staticità e sull'impiantistica. Quando credete che la vostra amministrazione veramente faccia il bene dei vostri figli, allora si realizza la città. Guardate, a Napoli è tutto complicato, è tutto difficile e diventa anche però tutto più bello quando poi riesce a raggiungere un risultato in un momento storico in cui i soldi sono pochi. Quindi di fronte a un giorno che si apre con una prospettiva di luce, noi siamo già calati ovviamente a affrontare tantissime altre sofferenze. Per me questa è una giornata molto bella e importante. Stamattina ho visitato una scuola altrettanto importante e bella, al Ponte di Casanova, e io credo che l'energia più grande in questi 3 anni di sindaco me l'hanno dato le scuole della nostra città e soprattutto i bambini e i ragazzi. Quindi sono io che li ringrazio e li sprono ad amare la nostra città, che ha bisogno di tanta passione e di tanta amore. Grazie.